Buongiorno amiche e amici, oggi voglio farvi vedere come allungare un pantalone che è troppo corto. In questo caso abbiamo scelto questo pizzo e io qua lo andrò a cucire, ma se io non volessi cucire andrò a prendere per prima cosa la misura di quanto lo devo allungare. In questo caso non è tantissimo, però voi potete scegliere se allungarlo di 5 cm, 6, 7, di più no, perché poi sembra brutto. Andiamo a scegliere un pizzo, abbiamo scelto questo, e adesso vi faccio vedere su quest'altra gamba come andare a mettere lo stesso pizzo, però cucendolo a mano. Bene, per prima cosa rivoltiamo il pantalone al rovescio. Io qui ho allungato di ben 3 centimetri e 2. Quindi vado a posizionare il pizzo con il dritto verso il pantalone. Il primo pezzo qui, che sarà la cucitura, lo ribalto così e metto lo spillo. Vado a misurare quanto misura dal bordo fino alla punta qui. Attenzione di non tagliare anche quello sotto. Sistemo bene questo qua sotto, appoggio questo sopra, vado a rimettere un altro spillo e tolgo quello che avevo messo precedentemente sotto. Adesso mi armo di ago e filo e vi faccio vedere come cucire. Allora, ho preso del filo bianco, vado per prima cosa a rigirare il pezzetto e andrò, ho fatto il nodo prima di tutto, alla fine. E andrò avanti così, cercando di bloccare tutti questi angoli.
e continuerò così per tutto il giro, bloccandolo bene. Da questa parte, come vedete, non si vedrà nulla, ci sarà solo la cucitura, quella che è stata fatta precedentemente. E vi voglio far vedere adesso, io non continuo perché questo lo devo fare a macchina. Infatti, se vedete qua, io ho già scucito. Andrò a cucire prima questo con questo e poi dopo passerò con la macchina da cucire qua per rifare l'orlo. E vi faccio vedere come bloccare questo qui, che è brutto da vedere. Faremo come abbiamo fatto fino ad ora. Ciao.